bimbi. Amore, stavo cercando una casa di qualcuno che poteva darmi qualcosa da mangiare. Bimbi! Ma chi è questo qua? Ma chi hanno aperto? Klaus, sembrava Santa Claus. Santa Claus è babbo. Sì, è babbo. Ciao, ragazzi, mamma mia. Non lo so, mi ha fatto venire... Brigno. Sì. Oh, Chiara, ma è dall'anno scorso che è rotto questo. Come ha fatto? Ma allora lo amate il Natale? L'avete scritta la letterina a Babbo Natale? Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Ok, allora, la torta c'è, il cioccolato pure. Ah, i bimbi sono veramente contenti che stiano per arrivare i nonni. Ragazzi, che Natale sarebbe se non venissero i nonni? Sarebbe vuoto e spento. Invece, ragazzi, super sorpresa, stanno per arrivare i nonni di Chiara e Diego. E come potete notare, essendo che abbiamo fatto una torta di miele super fantastica, ho deciso di andare un pochino a decorarla, così nel mentre gli porto un po' di merenda ai bimbi, perché dovete sapere che stiamo facendo l'albero. Non vedo l'ora. Ok bimbi, vediamo di montare l'albero. Metti questo dove lo mettiamo? Prova a mettere questo. Dove lo metto questo? Questo mettilo un po' più in alto. In alto qua? Sì. Papà. Wow, che bella. Questo qua però non lo metto. Sarebbe? Come si chiama? Un fiocco di neve. Fiocco di neve, brava. Ok, però questo quest'anno non lo attacchiamo. Attacca questo in alto, papi. Ok. Giustamente sono io quello alto. Ok. Poi ok, scusate, le basi sarebbero... prima di addobbare l'albero si mettono le luci. Chissà come mai mamma Giulia si assenta 2 minuti per preparare la merenda. Lo dobbiamo e poi ma vedete voi, dovete smontare di nuovo l'albero perché il primo passaggio è mettere tutte quante le luci. Vabbè, mi sono perso. No, vabbè. Colpa di papà Antonio. No, sta suonando colpa vostra. Telefono. Vabbè, vai, non fate disastri perché vado a rispondere al telefono. Mi avete fatto venire l'agitazione di mettere tutte le cose veloci. Ma bugiardo. Quindi vedi, ora mi ha sgridato anche a me. Cosa impari? È colpa tua. Ecco. Oh. Diego, metti a posto. Perfetto, ora dobbiamo mettere tutte. Grazie. Le luci. Chi sarà? Chi sarà? La nonna Lella? Ciao mamma. Siete quasi arrivati? Come mamma? No. Quindi, e adesso che glielo dice ai bambini? No, mamma, non ti preoccupare, dai. Gliela do io la notizia. Ok. Sì, sì, allora, tu vai a casa, non uscire. Mi raccomando, è che è pericoloso. Ok? Ok, dai. Ciao, mamma, salutami papà. Dai, ciao, ciao, ciao. Chissà come la prenderanno i bimbi. Bimbi, vi devo dire una cosa. Ragazzi, mi date la mano a snodarli, per favore? Voglio... Piano, 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 che sennò si rompono. Ok. Voglio che l'albero, quando arrivano i nonni e gli zii, sia perfetto. Tutto bello illuminato e tutto bello... Luccicò, no, possiamo... Addobbato. Bravo. Quindi allora, si parte sempre dal... Alto. Basso. Dall'alto, basso. Dall'alto? Sì. Sicura? Sì, dall'altro verso basso. Dall'altro verso, sicura? Sì. Non è che poi arriva la mamma e ci sgrida? Vai! Quindi dall'alto al basso. Giusto. Na 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 na. Bimbi. Sì, mamma. Mamma Giulia, figlia Chiara. Sono loro. Allora bimbi, io vi devo dare una brutta notizia. Una brutta notizia? Sì. Noi stiamo facendo l'albero per i nonni e gli zii. Ecco, mamma, proprio per questo amore, per i nonni e gli zii. Hanno chiamato i nonni e hanno detto che sta veramente diluviando e hanno messo allerta meteo nella loro regione. E quindi per precauzione hanno deciso di non venire. No. Sì, bimbi. Ma davvero? Sì, mi ha chiamato la nonna Lella e mi ha detto che stanno rientrando a casa perché anche la stazione dove stavano per prendere il treno è allagata. Mannaggia. Quindi, ragazzi, sto tempo sta facendo un disastro. Sta facendo casini, sì. Perché il clima non è come... Speriamo bene. Essere. I ghiacciai si stanno scongelando. Bravissima. E mannaggia, quindi è un casino. Quindi, mi raccomando, bimbi, voi proteggete sempre l'ambiente, mi raccomando. Io sono una ragazza.
sei arrabbiata, amore, che cosa ci possiamo fare? Non è giusto, vai di là. Sì, va bene. Noi continuiamo il nostro albero. Va bene, io vado di là e che le dite per tirarvi sul morale un pochino di torta di mele con la panna? No. Un po' di dolce. Dai, ci sta. No. Io e Diego lo vogliamo, vero Diego? Sì. Vabbè, io intanto vado a prendere la torta e poi vediamo se chi la vuole mangiare. Ok. Allora, bimbi, continuiamo. Non vi preoccupate che Natale è sempre bello. Sì, ma non come dovrebbe essere. Anto, vieni un secondo che ho bisogno di parlarti. Ok, arrivo. Sto arrivando. Ok, bimbi, vi lascio un attimo qua da soli. Mi raccomando, non lo fate cascare in avanti, perché si muove tutto, mi raccomando, Io vado ad aiutare la mamma e arrivo, Ok. Macchiette, macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Anto! Eccomi, arrivo. Wow, che bontà! Sì, ci voleva proprio sto dolce, lo so, Giulia, dai. Ci sono rimasti male comunque. Sì, ma ci sono rimasta male anch'io, cioè, hai capito? Però si trova una soluzione, dai. Sì, una soluzione, perché ci possiamo mettere contro il tempo? No. Sta veramente facendo un disastro. Facciamo veramente venire una bella festa, facciamo noi. Noi in famiglia, noi quattro. E che dobbiamo fare? Quest'anno è così. Questo maltempo purtroppo è... Sta danneggiando tutta l'Italia. Guarda che è successo veramente cose brutte in Italia, lo so, mannaggia. Mi spiace per questa cosa. Sì, veramente. Vabbè, dai. Adesso non pensiamo. Non mangiare però, Guarda che ti... No! Golosona. Ho lasciato il campanello. Di certo non sono i miei genitori, quindi andiamo cioè, a vedere. È possibile. Vabbè. Andiamo, io mi porto il cioccolato. Ok, Diego, l'ultimo paio di dolce. Ma chi è che ha suonato il campanello a quest'ora, proprio in questo momento? Andiamo a vedere. Ok. Uffa. Oh, chi è? Oh, prego, venga. Oh, bimbi. Prego, venga. Bimbi. Ciao. Ciao. Ma che cosa ci fa qua? Amore, stavo cercando una casa di qualcuno che poteva darmi qualcosa da mangiare. Perché? Non hai soldi? No, io vengo da un posto lontano, da un bosco. Avevo la casa, ma l'ho data a una persona che aveva bisogno. E quindi... tu ora? Non ho niente, non ho nulla. E allora vieni, vieni, ti do qualcosa io, ok? Grazie, amore, grazie. Grazie. Andiamo a vedere chi è. Sì, ma sono altri già i bambini. Bimbi! Ma chi è questo qua? Ma chi hanno aperto? Cioè, non andiamo. Grazie. Scusi, ma chi è lei, scusa? Cercavo una famiglia che mi poteva aiutare per darmi da mangiare qualcosa. Capito, ma... Cioè, ok, però bimbi non si apre agli sconosciuti. Senza offesa, però, cioè, stiamo... Bambini, perché avete aperto la porta? Poi... Mamma e papà hanno ragione. Non si apre agli strani, Facciamo una cosa, intanto diamo aiuto a questo signore. Quella è la prima cosa, sì, assolutamente. E comunque volentieri ti aiutiamo, ci mancherebbe. Sì, ci mancherebbe. Venga pure, noi gli diamo... Anzi, Chiara, vada pure dove sta andando Chiara. Le diamo da mangiare volentieri. Grazie. Cioè, una cosa del genere non l'ho mai vista. Non lo so, neanche io e non so... Fammi andare a controllare. Sì, tu controlla. Grazie, amore. Chi l'ha fatta questa torta? Io, mamma e Diego. Davvero? Ma allora siete bravi veramente. Allora, amici, in pratica è venuto senza tetto all'interno di casa nostra, ma non sappiamo che cosa vuole. Vabbè, intanto vado a vedere. Cioè, ragazzi, tutto bene? Ok. Sta mangiando? Ok, meno male. Pure i cioccolatini. Ok. Sì, ok. Allora, che bontà. Intanto, se per lei va bene, io la farei accomodare un attimo di là, perché vedo che sicuramente sarà affaticata, avrà fatto una lunga camminata. Grazie. Venga che la faccio accomodare sul divano. Grazie, grazie. Prego. Dopo, con voi due, parliamo, perché questa cosa non va bene. Si fa. Ve lo dico. Non si apre. No, non mi interessa, non si apre la parte degli sconosciuti. Faccio una domanda. Ah, quindi. A dopo. We wish you
a Merry Christmas. Proprio buona questa torta. Sono stati veramente bravi. Molto gentili. Però Diego, secondo me abbiamo fatto bene ad aprire a questo signore, perché sembra tipo come il nonno. Ispira molta fiducia, secondo te? Anche secondo me. Mi ha tirato su di morale in questa brutta giornata. Vabbè, andiamo. Va bene? Buonissima questa, siete stati molto gentili. Sì, sì, figuri. Ci mancherebbe, grazie, se possiamo aiutare. Grazie. Ti posso offrire qualche cosa, qualche soldo da poter andare? No, grazie, tranquillo. Non ti devo offrire dei soldi. Lui ha bisogno di cibo caldo e un tetto sopra la testa. Capito, ma noi non volevamo offenderla. No, assolutamente. No, io volevo solo aiutarla. Non... Grazie. Ma lui ha bisogno di un'altra cosa. Abbiamo capito. Ok, allora l'unica cosa che possiamo darle noi è, se vuole, si può fermare per qualche giorno a casa nostra. Grazie. Finché non trova un rifugio, un posto dove potrà passare il Natale. Grazie. Ok? Ma basta che sto un po' con voi. Ok. Già è una cosa bella quando c'è l'amore. È vero, in effetti questo. Grazie. Ha ragione. Grazie. Ma ci dica qualcosina di lei. Ha dei figli? È sposato? Io vengo da un bosco. Il mio lavoro è sempre stato il falegname. Ora sto cercando qualcosa e sono venuto nel posto giusto, perché qui c'è l'amore, l'amore di una famiglia bellissima. Grazie. Allora Bibi, si fermerà qualche giorno con noi, se siete d'accordo anche voi, e nulla, intanto sì, ho bisogno di parlare con vostro papà di là. Vi tenete compagnia? Ha il nome? Claudio. Ok. Ok, va benissimo Claudio, allora noi... Grazie. Io e Antonio ci sentiamo un attimo, lasciamo in buone mani di Chiara. Non fate l'interrogatorio al signor Claudio, mi raccomando, ok? Arriviamo, eh. Grazie. No, non è strano, ragazzi, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Brividi. Sì. Brividi completamente. La sensazione. La sensazione di conoscerlo dalla vita, sì. Non lo so perché. Anche per me. Poi quando ha detto tipo Claudio, io ho detto Claus, sembrava Santa Claus, è Babbo. Sì, è Babbo Natale, ragazzi, mamma mia. Non lo so, mi ha fatto venire. Brivido. Sì. Cosa mi raccontate, Tante cosine. E questo cagnolino meraviglioso. Poi ne abbiamo anche un altro. Davvero? Ma sì. Quanto è bello. Non sempre gli esseri umani sono buoni. Gli animali sono buonissimi e danno amore. Allora, adesso sembrerebbe che si vuole fermare per qualche giorno da noi. Ok, dobbiamo farlo sentire a proprio agio. Certo, assolutamente. Quindi adesso i bimbi sicuramente vorranno terminare l'albero. L'albero, assolutamente. Lo rendiamo partecipe, certo. Ok, perché mi sembra giusto. Certo. E nulla, io penso che questo Natale, non so perché, ma sarà magico. Vediamo, andiamo. Vabbè. Un attimo di là. Sì, andiamo. Allora, ora gli diciamo una cosa alla mamma, se ci puoi aiutare a fare l'albero, ok? Va bene. Allora, chiamiamo la mamma, ok? Vabbè. Mamma, papà! Papà! Arriviamo! Oh, Bimbi! Che c'è? Il signore Claudio ci può aiutare a fare l'albero? Assolutamente sì! Assolutamente sì! Certo. Sicuramente si ha voglia! Sì! Volentieri! Però prima ti devo fare vedere una cosa, sta? Sì! E adesso che cosa deve prendere? Ok! Quest'ora non va più! Guardi. Oh Chiara, ma è dall'anno scorso che è rotto questo. Come ho fatto? Ma allora lo amate il Natale? Cioè, ma era rotto. No, fatto una magia. Come ha fatto a accenderlo? No, come, signor Claudio. È veramente bello. No, sì, è bellissimo. Ma mi dica come ha fatto ad accenderlo, perché dall'anno scorso che non funzionava. Sì, infatti, ero lì per buttarlo io, perché ho detto è rotto. Ci sono dei misteri, delle cose meravigliose che diventano sorprese. Fantastico. No, vabbè ragazzi. Guarda, funziona. Vabbè, ora noi andiamo a fare l'albero, ok? Sì, sì, andiamo a fare l'albero. Andiamo tutti a fare l'albero. Io volevo sapere una cosa. Cosa? Ma voi l'avete scritta la letterina?
a Babbo Natale? Abbiamo fatto tante prove, ma non l'abbiamo fatta in definitiva ancora. Dovete fare la letterina a Babbo Natale. Chiediamogliela a mamma e papà se la possiamo fare, ok? Mamma, papà, possiamo fare la letterina? Ma certo, amore, arrivo, eh. Ok, quindi vado a prendere tutto, stai qua. Non mi muovo. Ciara, sto arrivando anche io a scrivere la lettera. Bravo. Caro Babbo Natale, sono Chiara e questo anno mi sono comportata bene, ma il mio sogno è entrare nella casa tua, cioè la casa di Babbo Natale. PS, ti aspetto. Caro Babbo Natale, io sono Diego. Io vorrei un telefono che si apre e si chiude. Poi vorrei una macchina per bambini, Ferrari, che ci puoi salire sopra. Poi voglio un Samsung. Poi voglio una moto, quelle da gara. Poi io vorrei un computer. Fine. Grazie, ti voglio bene. Ecco Claudio, abbiamo finito le lettere. Ecco la letterina. Bene, molto bene. Però ora si è fatto tardi. Ora devo andare. Qua. Ma io quello che dovevo fare l'ho fatto e ho trovato la famiglia giusta, ok? Ok, ok. Siate bravi. Allora, grazie. Che ne dite che tra poco è ora di cena, sì, se prepariamo due tortellini? Come devo andare, no? Grazie, sì. Ma mangia con noi. Grazie, no, devo andare. Non può mangiare. Si è fatto tardi. Si è fatto tardi, siete okay. Belli, e una bella famiglia. Grazie. Allora. La accompagniamo alla porta, sì. Grazie, sì. A lei Claudio, grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao amore. E accompagniamo tanto Claudio, ok? Ciao. Amore, mi tieni un attimo questo, sì. Ok? Scusami, sì. Perché fuori, sai. Le tengo il bastone io. Sì. Grazie, grazie. Ci mancherebbe. Sì, sì, fuori fa freddo. Sì. Ma poi per scolino, sì. È iniziato il freddo. Ed è iniziato il periodo invernale. Quindi non vuole che le lascio nulla? Grazie. No. Sicuro? Grazie, grazie. Bene, veramente. Bene. Grazie. Ciao. 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 Ah, Claudio, buon Natale. Grazie. Buon Natale, certo. Anche a voi. Auguri di grazie. Buon Natale. Buon Natale. Grazie Claudio. Ciao, buon Natale. Ciao. Grazie a voi. Grazie a voi. Mamma mia, che sensazione strana. Che pelle d'oca. Vabbè, io vado a preparare i tortellini. Ok. Ah. Diego e Chiara, ho trovato proprio la famiglia giusta. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Cercatemi insieme a noi, Diego e Sparito, dove è finito? Diego è sparito, è stato rapito, adesso cominciano i guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma, neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi.